poco andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... Una sola grande passione, la qualità. Gruppo Magini, gestione dei banchi macelleria e gastronomia in vari punti. Sinigaglia, Marotta, Fano, Moglie di Maiolato, San Lorenzo in Campo, il macellaio di famiglia a Chiaravalle, Magini Food and Drink a Sinigaglia, con bar, ristorante e rosticceria. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, e ancora auguri di buon Natale da parte di tutta la famiglia di TV Centro Marche. Bentrovati a Nero su Bianco. Vediamo subito insieme i servizi nell'ambito del nostro approfondimento di oggi. Partiremo dalla maratona lenta di Francesca per portare doni ai bambini del Salesi. Andremo a vedere il presepe di Force nell'Ascolano e poi a Grottamare, dove i bambini hanno realizzato dei cori natalizi con materiali di scarto, al carcere del Barcaglione, dove i detenuti hanno incontrato le loro famiglie, l'influenza che purtroppo sta colpendo tanti bambini, ed infine parleremo della mostra di Roma sull'arte salvata, che vede protagonista un bel pezzo della nostra regione. Allora, questi sono i titoli. Iniziamo dal primo dei nostri servizi. Come dicevo, oggi è Natale, avrete sicuramente scartato i vostri doni sotto l'albero. Ai bambini del Salesi li ha portati Francesca, partita da Fabriano con la sua maratona lenta. Il servizio è di Chiara Cucinella dal giornale del 16 dicembre. Non Babbo Natale sulla slitta, ma Francesca a bordo di un taxi. Partenza da Fabriano, arrivo al Salesi di Ancona con moltissimi regali speciali per i bambini, proprio da parte della città di Fabriano. Nessun elfo, nessuna renna, ma in testa un cappello rosso. Francesca ha indossato il suo abito migliore per la maratona lenta di Natale. L'idea è nata da una persona a me cara che non c'è più, Vitalina Burattini. Lei, quando è venuta a mancare a ottobre 2019, ha detto non fiori ma opere di bene, perché voleva farmi avere una sedia a rotelle a me. Invece quel denaro è partita la prima edizione della Maratona Rilento, 3 dicembre 2019, e alla fine siamo arrivati alla quarta quest'anno. Un viaggio per far arrivare ai bambini in ospedale degli splendidi regali. Parola d'ordine, allegria, un dolce abbraccio e una coccola, giochi colorati per tutte le età, bambole, pupazzi e macchinine. La Fondazione Salesi, da sempre vicina ai piccoli in ospedale, è pronta a partire per consegnare in prima persona i pacchi regalo, così da rendere il Natale in ospedale un po' meno grigio. Francesca ci sostiene da tempo
e adesso anche concretamente possiamo contare su, anche sul suo aiuto a Natale per regalare sorrisi e ci aiutate veramente con tutto il cuore e si sente e lo sentono anche loro, quindi possiamo solo dirvi grazie. Il vero regalo quest'anno sono i sorrisi, lo sa bene Francesca che ha da ormai molti anni l'obiettivo di portare felicità e gioia in questo particolare periodo dell'anno. Questa attività, sorrisi ma anche donazioni, è tutto un po' un programma per cercare di non far mancare niente al Natale quest'anno dei bambini. Sì, sì, specialmente i bambini che stanno dentro gli ospedali, almeno regaliamogli un sorriso, almeno ai bambini. E adesso il Natale nei territori colpiti da tanta sofferenza come quelli terremotati. Siamo stati a Force nell'Ascolano per visitare, per vedere un presepe che ha anche un forte valore simbolico. Daniele Andriani dal giornale del 22 dicembre. È uno dei comuni del Piceno più colpiti dal terremoto e ora prova a ripartire. È Force, borgo di circa 1.100 abitanti, che sorge a 690 metri. Come segnale di speranza e di ripartenza, il presepe realizzato nella grotta collocata sotto la chiesa di San Francesco raffigura proprio il centro storico del paese. Fernando ha iniziato a lavorarci nel 1993. Noi l'abbiamo realizzato sotto ai resti del convento di Francescani, che risale all'anno, nei primi anni del 1000, quindi ci abbiamo ancora tutto originale come era il convento di allora. Intanto bisogna visitarlo perché merita il paesaggio, le statue in movimento, è tutto meccanizzato, ma ci siamo riferiti al nostro paesaggio di Forci, con la muratura, le tegole, le travi in legno. E anche come artigianato, come gente di campagna, abbiamo copiato un po' gli anni 50 del nostro territorio. Nel presepe di Force ci sono alcune curiosità legate al territorio e alle tradizioni contadine. L'opera è collocata in un ambiente in cui al visitatore sembra di camminare all'interno del villaggio in miniatura. La curiosità del nostro presepe è come si scaldavano i letti una volta con il prete e la monaca. Poi come si metteva i bambini nel girello, era fatto dal falegname, il girello di legno, come si metteva i bambini nella seggiolina con il sedere nudo sopra un buchetto per fare i suoi bisogni e i bambini rimanevano lì tutto il giorno. Questo noi l'abbiamo copiato con l'esperienza della nostra infanzia. Ci abbiamo messo tutto, ecco perché vale la pena a visitarlo. A Grotta Mare ora, dove i bambini del posto hanno realizzato dei decori natalizi utilizzando materiali di scarto, con un'attenzione dunque importante verso l'ambiente. Daniele Andriani dal giornale del 18 dicembre. Un'iniziativa natalizia rivolta alle famiglie all'interno di una suggestiva grotta nel borgo di Grotta Mare Alta. Lo scopo è celebrare il Natale e accogliere i doni che Babbo Natale porterà. Cogliendo l'occasione della festività natalizia si possono imparare buone pratiche di riciclo e riuso creativo. Il nostro è un laboratorio di cucito creativo dove realizziamo prodotti con scarti tessili aziendali e capi di post consumo. E con queste realtà diciamo, facciamo inclusione sociale, le realtà del territorio e facciamo dei progetti per fare dei laboratori e dei workshop. Nell'arco dell'anno facciamo anche altri progetti, proprio io sono maestra di laboratorio, insegno i rudimenti del cucito diciamo, a chi si vuole avvicinare a questa realtà e magari scoprire che è una passione oppure un istradamento al lavoro. All'ingresso della grotta, come testimonianza diretta del lavoro svolto, c'è un albero di Natale integralmente realizzato con bottiglie di plastica e vari materiali di scarto. Questo è il nostro albero di Natale ed è confezionato con 400 bottiglie di plastica e riempito con i nostri scarti del laboratorio, quindi scarti dei tagli e cuci, scarti di piccoli pezzi di tessuto, e retine degli agrumi, della frutta ed è stato realizzato insieme ai ragazzi di Casalella, del SAI e del servizio del territorio seguiti dall'associazione Anthropos con disabilità psichica. Facciamo delle raccolte mirate e tutta la popolazione è implicata in questa raccolta.
Ci spostiamo nel carcere di Barcaglione, dove nei giorni scorsi i detenuti hanno potuto incontrare le loro famiglie, ma è stato anche un momento per parlare dei lavori nell'orto. Ci spiega tutto meglio in questo servizio Chiara Cucinella dal giornale del 20 dicembre. In carcere si anticipa il Natale, doppia festa al Barcaglione, il ritorno dopo 2 anni di pandemia della giornata dedicata alle famiglie dei detenuti è coinciso con la premiazione di Antonio Carletti, volontario col Diretti che si occupa dell'orto sociale all'interno della struttura. Non è solo coltivare la terra, è anche ritrovare la speranza e la fiducia, pensare ad un dopo il carcere, ad un lavoro, un domani. Il tutto con la supervisione di un tutor d'eccellenza. Il risultato è stato estremamente positivo, con una ricca partecipazione dei ragazzi che vengono ben volentieri tutte le mattine a collaborare con me e oltretutto un domani, speriamo quanto prima per loro, e una volta usciti dal carcere possano beneficiare di questa esperienza. Spero io di essere stato un buon maestro. E un buon maestro Antonio lo è stato di certo, la targa da parte della direzione del carcere di Barcaglione, ad applaudirlo i detenuti del penitenziario, ormai esperti di agricoltura. L'orto sociale è un'ottima attività per tenere impegnati i detenuti e il ritorno alla terra come forma base di attività sia fisica ma anche psicofisica, perché tiene impegnato la mente anche per il giorno dopo, per la settimana. Io facevo da piccolo questo lavoro, mi piace molto, sì, mi diverto, ormai mi trovo qua. Un progetto che dal 2014 offre ai detenuti gli strumenti per trovare nell'agricoltura il loro futuro reinserimento. Imparare, conoscere ma anche aiutare. Molte le destinazioni infatti della verdura dell'orto. I prodotti derivati sono devoluti alle famiglie dei detenuti e a quelle più bisognose. Si chiude un cerchio di valore che continueremo a coltivare. Non solo orto però, anche abbracci, sorrisi, momenti di spensieratezza in famiglia. E tra polenta e dolci tipici delle Marche, l'occasione giusta, anche in carcere, per farsi gli auguri di Natale. Purtroppo sono tanti i bambini che stanno trascorrendo questi giorni di festività natalizia a letto con l'influenza. Nei giorni scorsi eravamo stati al Salesi di Ancona per fare un pochino un punto della situazione con Gianmarco Minossi dal giornale del 20 dicembre. Sarà un Natale decisamente più tranquillo quello che vivrà il pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Salesi di Ancona. Rispetto all'anno scorso, infatti, è diminuito drasticamente il numero di accessi di bambini positivi presso la struttura, con una media ora di 5-6 a settimana. Numeri in netta flessione se paragonati a quelli del dicembre 2021, quando i contagi imperversavano a causa del dilagare della variante Omicron. Per fortuna la situazione è molto tranquilla. Quei rarissimi casi che vengono ricoverati sono sempre e soprattutto confinati ai pazienti di età riferibile al primo semestre di vita, fondamentalmente, i primi 3-6 mesi, che sono di per sé fisiologicamente anche per altre infezioni virali, non solo quella da SARS-CoV-2, più predisposti alle complicanze. Da contraltare c'è però il diffondersi del virus respiratorio sincitiale che colpisce l'apparato respiratorio dei bambini sotto i 2 anni. L'80% di essi, ricoverati in pediatria, sono infatti in ossigeno dipendenza. Hanno un decorso che è prolungato perché chiaramente si necessita lo svezzamento dell'ossigeno, la ripresa dell'alimentazione prima di poter procedere alla dimissione a domicilio. L'influenza invece colpisce un po' di più il bambino più grande, anche il bambino piccolo, e si manifesta con una febbre protratta che, con manifestazioni a carico dell'apparato gastroenterico, quale vomito soprattutto, ma anche diarrea. Al momento non esiste una terapia per contrastare questo virus, quanto piuttosto un'efficace opera di prevenzione. Principalmente una prevenzione attraverso la somministrazione di anticorpi, per cui una prevenzione di tipo farmacologico. Poi vi sono prevenzioni, misure più generiche che valgono moltissimo per evitare la trasmissione del virus ad altri soggetti, quale ad esempio lavarsi le mani e tenere il distanziamento se qualcuno in famiglia ha una infezione delle alte vie respiratorie, soprattutto se in famiglia sono presenti bambini molto piccoli.
Se in questi giorni di vacanza vi capiterà di trovarvi a Roma, vi consigliamo di andare a visitare una mostra molto particolare dove troverete un importante pezzo della nostra regione. Parla dell'arte salvata durante la Seconda Guerra Mondiale e si ripercorre la fantastica storia dell'allora soprintendente di Urbino Pasquale Rotondi. Il servizio è di Donatella Vici. La Direzione Generale ha in animo di costituire in Urbino, qualora l'Italia entri in guerra, un grande ricovero di opere d'arte. Fu a questo coinvolgimento da parte del grande critico d'arte Giulio Argan, del soprintendente delle Marche Pasquale Rotondi, che si deve la salvezza di gran parte del patrimonio artistico italiano, in cui le Marche ebbero il ruolo di protagoniste. A rispolverare la fondamentale funzione svolta dalla nostra regione nella salvaguardia dei maggiori capolavori dell'arte italiana e non, è una mostra in corso di svolgimento a Roma, che fino al 10 aprile alle Scuderie del Quirinale permetterà di ammirare parte delle opere salvate dalla guerra e di approfondire la storia del più imponente lavoro di salvataggio mai realizzato al mondo. Maggiore protagonista fu Pasquale Rotondi, soprintendente delle Marche a soli 30 anni e che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale fu incaricato dapprima di trovare un rifugio per le opere a Urbino. Ma quando si accorse che proprio lì c'era un deposito di armi dell'aeronautica, individuò come alternative la Rocca di Sasso Corvaro e il Palazzo dei Principi di Carpegna. In essi trovarono in un primo tempo ricovero opere provenienti dai principali musei delle Marche, tra cui i manoscritti di Gioacchino Rossini, ma nel corso del conflitto giunsero capolavori da Venezia, come la Pala d'Oro di San Marco, Brera e Castello Sforzesco di Milano, Galleria Borghese di Roma e via via fino a custodire 10.000 pezzi di valore inestimabile, sottratti alla distruzione e alle bramosie di possesso di Hitler. Una storia avvincente di passione e coraggio, come il trasferimento di nascosto con la propria balilla di capolavori quali La Tempesta di Giorgione o Il San Giorgio del Mantegna, insieme a tele del Lotto e del Bellini, nella propria casa di campagna quando le SS si insediarono nel palazzo di Carpegna, ignare del tesoro che momentaneamente nascondeva. Se oggi quei tesori sono tornati alla loro sede d'origine e possono essere ammirati in tutta la loro bellezza, è anche grazie a Rotondi e a tutti quelli che, come lui, all'arte hanno dedicato la propria vita fino a metterla in gioco. E con questo servizio, cari amici, siamo giunti al termine dell'appuntamento con Nero su Bianco di oggi. La nostra trasmissione naturalmente tornerà come sempre domenica prossima e allora a me non resta che ringraziarvi dell'attenzione, augurarvi ancora un buon Natale ed un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci. Nero su Bianco, in collaborazione con... L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente. Concessionaria Frulla, da più di 40 anni nel settore dell'automotive. Storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia, in via Botticelli, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero. A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori Abarth. Cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-7767-224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità
che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43. Concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971, passione in movimento.